Do subito la parola alla prima nostra testimonianza di eccellenza, che è la professoressa Sandra Savaglio, che è professoressa presso il Dipartimento di Chimica, di Fisica, un'astronoma, astrofisica italiana molto conosciuta, specializzata nello studio delle origini dell'universo, e ci motiverà allo studio delle scelte. Prego. Che devo prendere un aereo, mi dispiace. Prego, grazie, grazie. Benvenute e benvenuti ragazzi, avete una grandissima responsabilità perché voi siete il futuro di questa regione. C'è una differenza del gender gap tra uomini e donne nel mondo della scienza, è testimoniato da tantissimi studi, c'è un poster lì fatto da una ragazza del liceo di, no, della scuola di Paola, biotecnologia, che vi fa vedere, soprattutto per esempio nella fisica, che soffre tantissimo da questo punto di vista. E io ho studiato in questa università, ci ho creduto, e questa è stata la mia fortuna. Ho avuto delle persone che hanno creduto in me, anche da questa università, e quindi le donne ce la possono fare. E ci sono tre motivi per cui le donne hanno problemi, da questo punto di vista, nella discriminazione. Uno, discriminazione. Le donne sono considerate inferiori rispetto agli uomini. E due, c'è una self-esteem, cioè una autocoscienza delle proprie capacità abbastanza diminuita rispetto ai ragazzi. Tre non me lo ricordo. L'ho detto prima. Grande salvo. No, grazie. Gender gap, no? Ah sì, mancanza di ruoli di riferimento, role models, cioè le ragazze non si identificano perché non ci sono le donne. In realtà nel passato ci sono state, hanno avuto difficoltà, e vedrete quello che c'è scritto in quel poster, o comunque se riuscite a guardarlo in giro lo potete sapere. E comunque la mancanza delle donne nelle STEM è un danno che si fa alla società, non è un danno che si fa alle donne, e quindi voi avete questa responsabilità di cambiare questa cosa, di credere nei vostri mezzi e soprattutto di impegnarvi, avere come riferimento i vostri insegnanti, quelli che vi piacciono, che vi sanno dire sì, ce la puoi fare, e il resto è buona fortuna, e oggi buon divertimento, ascoltate, ci sarà tantissimo da imparare. Grazie. Allora adesso